Quanto è stata importante questa mostra? Eh, cosa ha portato di positivo alla villa? Beh, questa mostra è stata molto importante, innanzitutto perché eh, i visitatori sono stati molto, molto numerosi. Nelle cinque settimane in cui la mostra è stata aperta, sono entrati nella villa e hanno avuto modo di visitare la mostra eh, più di 4.000 visitatori. Eh, quindi un successo decisamente importante anche perché i cittadini di Varedo e non solo i cittadini di Varedo hanno avuto modo di entrare nel parco, passeggiare tranquillamente con i, con i bambini ma soprattutto di ammirare eh, i cimeli esposti. Eh, la mostra è stata eh, importante, eh, ha dato sicuramente lustro alla villa, oltretutto la mostra parla di cimeli del Regno d'Italia, la villa è di epoca fine 800, quindi di epoca umbertina e quindi è stata anche il luogo ideale per mostrare questi preziosi cimeli. Eh, di soldi per restaurare un bene grande e prezioso come Villa Bagatti eh, sono, sono tanti, ma proprio tanti tanti. Eh, gli introiti, i contributi volontari che i visitatori hanno dato, soprattutto portati dall'entusiasmo e dagli apprezzamenti per la mostra, sono stati... Eh, se non cospicui, eh, sicuramente sufficienti per incominciare a eh, sistemare qualche parte. Naturalmente non le parti più, più importanti, quelle che sono più eh, costose da sistemare, ma sicuramente ci aiuteranno, aiuteranno la fondazione, perché i contributi eh, entreranno nelle casse della fondazione, a eh, sistemare qualche piccola cosa che renderà ancora più gradevole l'accesso alla villa per tutti i cittadini varedesi e non. Noi siamo un'associazione che è stata fondata il 5 marzo del 2012, quindi siamo un'associazione giovane. Eh, e siamo un'associazione di volontariato che nel proprio statuto ha eh, in maniera esplicita indicato che siamo apolitici e apartitici. Quindi eh, noi ci auguriamo che eh, qualunque cosa succeda il nostro lavoro eh, sia innanzitutto apprezzato dalle amministrazioni comunali che eh, sono attualmente in carica o che verranno a fine mandato negli anni, nei prossimi anni e noi vogliamo effettivamente continuare nel lavoro che abbiamo iniziato. Le do solamente un, un numero. Il lavoro dei volontari è stato valutato in un anno e tre mesi di vita in qualcosa come 35.000 ore di lavoro. 35.000 ore di lavoro vuol dire un'aziendina di 15 dipendenti che lavorano a tempo pieno, anche se i nostri associati sono 160. Il nostro impegno sarà quindi sempre quello di contribuire a valorizzare questo bene, che è il bene storico più importante di Varedo. Eh, al di là di quelle che saranno le amministrazioni che si, che si succederanno. Naturalmente eh, in virtù di una convenzione che noi abbiamo stipulato con la fondazione e naturalmente se ci sarà consentito di continuare a lavorare eh, con il successo che abbiamo dimostrato di poter ottenere fino ad ora, incluso quello di questa mostra che è veramente notevole. Noi abbiamo una pagina Facebook, invito tutti a visitarla www.volontariversieravaredo.it, la portata di questa pagina Facebook nell'ultima settimana è stata di oltre 1520 visite, che direi che per una pagina Facebook non di un privato ma di un'associazione è un numero decisamente significativo. Allora, la mostra si articola su circa 1500 metri quadri di allestimento nella splendida cornice di Villa Bagatti-Valsecchi che ha ospitato questa iniziativa. Si tratta di collezioni private con le quali siamo riusciti ad allestire la storia d'Italia partendo dal 1805, primo regno d'Italia con Napoleone Bonaparte, per arrivare all'ultimo re d'Italia, Umberto II, nel 1946. Nella sala introduttiva alla mostra parliamo anche della dinastia Savoia, la dinastia più longeva d'Europa, mille anni di storia. Non esiste in tutta Europa una dinastia che abbia governato continuativamente eh, per mille anni. La mostra ha riscosso un grandissimo successo, tant'è che abbiamo registrato oltre 5.000 presenze, 5.000 visite a questa mostra, che dava la doppia opportunità di sentire... La storia d'Italia raccontata attraverso gli oggetti messi in mostra e visitare la splendida villa Bagatti Valsecchi. Ringraziamo infatti anche la Fondazione La Versiera che ha ospitato appunto questa mostra e ci ha dato la possibilità di poter mettere a fattor comune quella che è la nostra passione per il collezionismo. Infatti, la mostra è stata patrocinata dalle Guardie d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, in particolare con la delegazione di Milano, Lodi e Monsa e abbiamo oggi a presenziare il delegato nazionale e i delegati provinciali dell delle guardie d'onore. La mostra è stata patrocinata anche dal Circolo Reale Carlo Alberto di Savoia che sono venuti all'inaugurazione, abbiamo avuto in visita anche due senatori del Regno. In conclusione di questa mostra della, della storia del Regno d'Italia abbiamo con noi degli ospiti eh, che rappresentano le Guardie d'Onore al Pantheon. Eh, giustamente eh, voi diciamo, seguite diciamo, da sempre la storia del Regno d'Italia e tu sei, ricordiamo chi sei e cosa fai. Allora io sono Federico Pizzi, mi occupo eh, per l'Istituto degli rapporti con la Famiglia Reale e per la Famiglia Reale svolgo anche il compito di consulente storico del Principe Vittorio Emanuele, quindi proprio un duplice ruolo, sono qui oggi in una duplice veste, quindi sia come guardia d'onore per visitare questa mostra voluta appunto dal nostro Vincenzo Panza, sia anche come consulente storico del Principe Vittorio Emanuele. E siamo qui in questa bellissima villa di Varedo dove è stata allestita questa mostra che celebra un po' le memorie più significative del Regno d'Italia, con un percorso quindi che copre un po' tutto il percorso dei, dei re d'Italia, ecco, da Vittorio Emanuele II a Umberto II che valore ha sul territorio? Allora io ritengo che questa mostra abbia un enorme valore storico soprattutto eh, rispetto ai pezzi e alle, ai cimeli che sono stati eh, portati nella, qui nella villa di Varedo Bagatti Valsecchi. La cosa interessante è che molte eh, scolaresche e molti istituti anche scolastici sono venuti a visitarla e quindi diciamo che grazie all'amico Panza che è il curatore e anche il proprietario della stragrande maggioranza delle cose esposte eh, ritengo che questa mostra sia, abbia un valore altamente didattico e culturale rispetto proprio a tutto quello che è il mondo della scuola e il mondo della cultura della, di questa zona. Anche il grande afflusso di pubblico e di visitatori che hanno eh, fino ad oggi visitato questa mostra che è stata addirittura prorogata Ecco, ritengo che sia una cosa molto importante.